Noi parliamo spesso di modelli, noi ragioniamo per modelli, noi sviluppiamo modelli e sempre questa cosa la facciano tutti, no? Perché si sente sempre dire: ah, ci sono nuovi modelli, ho un nuovo modello, seguo un nuovo modello. E molto spesso si sente anche dire: ah, questa esperienza è un modello per. E a volte sembra quasi che una cosa che abbia funzionato possa essere in sé un modello per altro. Allora, è importante un po' anche capire qual è la differenza fra caso di studio, fra il caso, fra l'esperienza e il modello. Perché come abbiamo detto in altre occasioni, è chiaro che se c'è un'esperienza bella, io vorrei che questa esperienza bella fosse replicata, quindi dico, ah, potrebbe essere un modello per. Ma quando io invece dico, seguo un modello, costruito un modello, è una cosa diversa. L'esperienza è una singolarità. È una peculiarità di quella cosa specifica. Un'esperienza è: io vado, c'è un caso di studi e racconto questo caso, racconto questa cosa che è successa, che può servire di ispirazione ad altri. Ma un modello ha un altro obiettivo. Quando dico ho costruito un modello sociale, un modello socio-economico, significa che ho costruito qualcosa che nel momento in cui viene seguito permette di riprodurre in un qualsiasi ambiente un qualcosa che è simile ad altro. Il modello di fabbrica è un qualcosa per il quale io ovunque trovo una fabbrica, ovunque voglio mettere su una fabbrica, la faccio simile, ma non è che tutte le fabbriche siano uguali. Per costruire un modello, quindi, bisogna astrarsi al di là del caso. Il caso di studio è bello, ma un modello richiede una raccolta dati enorme, gigantesca. Non posso costruire un modello a partire da un caso. Un caso può essere l'ispirazione dalla quale iniziare un percorso di ricerca che permetta poi dopo di costruire un modello. Ma per costruire un modello io devo tenere sotto controllo e devo talmente tanti parametri, e il mio modello deve essere adattabile a talmente tante situazioni differenti che necessariamente ho bisogno di analizzare nella costruzione del modello decine, centinaia, migliaia di differenti casi. Dipende chiaramente dall'ambito in cui voglio costruire il modello. Però non posso pensare che da un caso ottengo un modello. Un modello si ottiene magari partendo dall'ispirazione data a un caso, ma si ottiene mettendo insieme differenti esperienze e andando ad analizzare differenti casi e cercando di capire che cosa possa essere astratto ed estrapolato dalla specificità del luogo o dell'esperienza. Alcune dinamiche di un'esperienza, se alcune dinamiche di un caso di studio, ad esempio, mi rendo conto che sono strettamente connesse alla dimensione socioculturale di un paese, di una città, che sono peculiari, tipiche di come in quel posto lì le persone interagiscono, ecco, non posso prendere quel pezzo lì e astrarlo, perché non funzionerà dall'altra parte. Se io capisco che un'esperienza, che è un qualcosa, che è un cascinale ristrutturato, è diventata una cosa bellissima, perché il cascinale era di proprietà della famiglia, perché la ristrutturazione è stata fatta dallo zio, perché e senza questo aiuto non ci sarebbe stata la sostenibilità economica, allora non posso dire quello è un modello. Il modello deve essere come prendere un cascinale qualsiasi e ristrutturarlo. Come individuare le risorse per? Questo è il modello, ma non posso farlo partire da un caso. Ho bisogno di avere molti casi dai quali tirare fuori gli elementi più generali con i quali costruire il modello. Indicando anche nel momento in cui parlo del mio modello che cosa è molto generale, che cosa invece richiede qualche adattamento in più. Ma passare dal caso di studio al modello è un altro paio di maniche, per questo noi non parliamo mai di casi, non citiamo mai casi studio, non citiamo mai le esperienze, perché per noi le esperienze sono bellissime, sono interessantissime, sono una fonte inesauribile, ma sappiamo anche che non possono essere copiate. Io non prendo l'esperienza e la copio, non funziona così, io prendo l'esperienza, la studio, la integro con lo studio di altre 100-200 esperienze e alla fine costruisco qualcosa che aiuti a replicare una realizzazione che sia simile a queste, ma non è un rapporto uno a uno.